da quanto è successo prima, i provvedimenti che l'hanno preceduto, in particolare quello di Alisa, della costituzione dell'Agenzia Ligure Sanitaria. Un'agenzia ligure sanitaria, come ebbi già a dire in occasione della sua, che quando votammo la legge, se ne poteva comprendere bene il bisogno per razionalizzare un sistema di ASL che molto spesso si parlavano poco, che molto spesso avevano procedure diverse, che avevano approcci diversi, persino acquisti gli stessi prodotti diversi, quindi c'era la necessità, ormai che si sentiva da anni, di fare un'opera di razionalizzazione in questo settore. Ora, io sono anche convinto, fra l'altro, che questo sarebbe stato anche utile fare a livello nazionale, difatti io votai convintamente il sì al referendum, anche per la parte riguardante il riassetto di queste funzioni che venivano riassunte dallo Stato. Perché in tutti questi anni abbiamo visto come la delocalizzazione e l'autonomia regionali della gestione della politica sanitaria abbia portato a gravissime disomogeneità, gravissime diseguaglianze, gravissimi squilibri da regione a regione e a gravissime ingiustizie che hanno violato il dettame costituzionale, che tutti devono essere assistiti in sanità allo stesso modo. E quindi diciamo che nel piccolo la questione Alisa poteva anche rappresentare un passo in questa direzione. Ripeto che per esempio, sempre riguardando alla differenza delle politiche sanitarie da regione a regione, e ci sono regioni in Italia che non riescono nemmeno a dare i livelli minimi di assistenza, invece ci sono state regioni che hanno avuto azioni pletoriche, per esempio la famosa sanità lombarda, di Formigoni, che aveva aperto credito, accreditato tutte le strutture private che l'avessero chiesto e alla fine aveva prodotto circa il fabbisogno di sanità dei cittadini lombardi, una macchina che ne produceva almeno 10 volte di più. Una volta creato il mostro c'era bisogno di foraggiarlo, di darci da mangiare, e quindi partì la campagna di acquisizione di malati, delle strutture lombarde un po' in tutta Italia, in particolare appunto le regioni più deboli e che più a fatica davano prestazioni sanitarie che a volte molte non riuscivano nemmeno a darle, provocando alla lunga un ulteriore impoverimento delle povere e una continua crescita della Lombarda, che poi comunque alla fine, alla lunga, l'ha portata all'implosione. Quindi io penso che la sanità deve essere gestita in maniera razionale, il più possibile equamente e il più possibile allo stesso modo. Quindi Alisa io la vidi nascere con favore, perché anche in Italia, nel piccolo rispetto all'Italia, c'erano tutte queste problematiche. Però, qui cominciano i però un'operazione di quel tipo non poteva non portare, si fece Alisa, c'erano 5 ASL, 4 aziende, San Martino, Galliera, Evangelica e Gaslini, e più Alisa erano 10 aziende, che dividendo la popolazione ligure di 1.500.000 abitanti, praticamente noi abbiamo un'azienda ogni 150.000 abitanti, che è una cosa che normalmente può essere considerata folle, se non di più. Ecco, io avevo proposto a loro un emendamento molto semplice e secco di superare con Alisa le ASL e facendo un'ASL unica, che poteva essere Alisa o comunque un suo braccio operativo, e che poi non era più nemmeno di quello che era stato fatto in tutte le grandi regioni a sanità sviluppate, no? Quando è stata fatta l'azienda regionale in Veneto c'erano 22 ASL, io ricordo sempre che parliamo di regioni, quelle che ci trovo adesso, che sono 5 milioni di abitanti contro l'1,5 nostro. In Veneto da 22 ASL passarono a 6, la Toscana 4,5 milioni di abitanti a 3, Toscana Nord, Toscana Centro, Toscana Sud.
Ne cito ancora una, le Marche, che hanno esattamente il nostro numero di popolazione, 1,5 milioni, hanno fatto un'azienda regionale sanitaria unica. Ecco, e qui secondo me è iniziato i primi ostacoli per poi poter fare un sistema sociosanitario, quello che stiamo facendo adesso, adeguato ai tempi, adeguato alle esigenze della nostra popolazione. Perché? Perché i costi sono rilevanti perché è un'occasione ottima per poter ridurre i costi, perché si basti pensare che uno staff di direzione, direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, direttore sociosanitario cubano per oltre 1 milione di euro all'anno, quindi per 5, insomma, si sarebbero uscite delle risorse per fare tantissime cose. Per esempio, una cosa che sostenevo sempre, di poter assumere un bel numero di infermieri e di OS, perché poi la qualità del servizio per chi è in ospedale, soprattutto per gli anziani, soprattutto nei pronti soccorsi, è legata a cose molto semplici, che chi ci ha vissuto le sa, come faccio io, è sapere se ti lavano la faccia, se non puoi lavartela tu una o tre volte al giorno, se quando ti mettono il carrello con mangiare viene qualcuno, se non puoi mangiare da solo bene, a darti una mano a mangiare, se il letto te lo cambiano due volte al giorno o una sola. Insomma, queste sono quelle cose che poi cambiano la qualità, oltre che alla qualità delle prestazioni sanitarie, ma la qualità di vita delle persone, soprattutto poi in questi settori dove il sovraffollamento, dove insomma si ha bisogno di un assistente ancora superiore. Ecco, quindi io credo che quella era un'operazione che poteva, se fatta così, recuperare risorse non soltanto per questo, ma in prima battuta, secondo me, per fare queste assunzioni, per migliorare la qualità di vita, l'igiene, la pulizia e tutte quelle cose fondamentali per un degente, che avrebbero anche umanizzato di più la nostra sanità. Purtroppo così non è stato fatto, le ASL sono state mantenute tutte, perché forse si è temuto di dare la sensazione ai territori di portare via qualcosa, di cui poi in realtà non serve niente, nessuno ne sente il bisogno. Si sono mantenute, secondo me, delle centraline di potere, piccole centrali. Perché dico centraline? Perché comunque sono svuotate di qualunque potere, sia programmatorio che gestionale, che di attività economica, perché tanto chi dirige tutto è l'Agenzia Ligure Sanitaria, per cui abbiamo mantenuto questi castelli vuoti, dove ci sono qualche principino dentro, qualche vassallo, qualche vassalino, ma in realtà si può andare avanti dicendo che adesso qualunque piano sociosanitario deve passare per le forche caudine di questa struttura pletorica e inutile che si è voluto testardamente mantenere. Questo piano sanitario nazionale vede anche alcune cose che io comprendo poco e che mi fanno preoccupare sempre di più per quello che sono il futuro economico del nostro sistema sociosanitario regionale, che è la cosa che più mi sta a cuore, insieme ovviamente con lo sociosanitario nazionale, perché è la garanzia a tutti di poter essere curati al di là delle capacità economiche che uno abbia, perché quando poi si dovesse arrivare il giorno che salta il nostro sistema sociosanitario nazionale, unico, universalistico e solidale, naturalmente a pagare chi sarebbero sempre gli ultimi, sempre i più poveri, sempre gli esclusi, un po' quello che succede in tanti paesi che si sentono molto all'avanguardia, ma che in realtà da questi punti di vista sono in retroguardia, a cominciare dagli Stati Uniti d'America. E quindi cos'è che mi preoccupa di questo piano? Mi preoccupa vedere che nulla si tocca per non creare problemi, preoccupazioni a nessuno. Anzi, si rilancia. Si dice che quello che avevamo fatto, secondo me, virtuosamente la scorsa legislatura, cioè di sostituire alcune sedi di ospedale di pronto soccorso in praticamente strutture ambulatoriali con sede di primo intervento delle 12 ore al giorno per piccolissime patologie, si rilancia, si dice che vengono riaperti, anzi fateli aprire dai privati. Qui parliamo di ospedali
di Albenga, l'ospedale di Cairo Montenotte, l'ospedale di Bordighera, dove questo piano prevede la ricollocazione di pronti soccorsi, che a loro volta prevedono la riapertura di una serie di discipline di base, che sono medicina, chirurgia, ortopedia, servizio di cardiologia, anestesia e quant'altro, in zone che comunque manterrebbero un'elevatissima pericolosità, perché quando si va in un posto dove c'è scritto pronto soccorso poi non si sa che dietro non c'è, dove non ci deve essere, i cittadini corrono sempre dei pericoli. E quello che non capisco, pur ci abbia pensato ovviamente le mie tesi, per quale motivo un privato, che naturalmente obiettivo minimo è il pareggio di bilancio per il privato, poi di lì si deve solo andare su e mai giù, possa prendersi in carico di una struttura come questa per farci un pronto soccorso e quindi, ripeto, investire per riaprire tutta una serie di strutture, di divisioni, di reparti, in cambio cosa avrà? Perché dovrebbe fare questa operazione folle senza ritorno? E io l'idea me la sono fatta, secondo me a questi privati gli si dirà che gli verranno garantite dei pacchetti di prestazioni, diciamo, pregiate, ortopedia, oculistica o altre cose, in modo da compensare questi nuova riconversione, nuova ripartenza di queste strutture. Ovviamente, secondo me, tutto questo ha dei costi a tutti i modi che si possa guardare, perché mi si potrebbe anche rispondere che noi andremo a prendere questi pacchetti di prestazioni che passeremo al privato, dove li andiamo a prendere? Li andiamo a prendere dalle fughe, cioè noi presumiamo che noi dalle fughe 1.000 pazienti a Bordighera, 1.000 pazienti ad Albenga, che peraltro ad Albenga c'è già l'ortopedia, quindi si poteva potenziare quella. Però sono tutti sommi che vanno a sommarsi. E poi questa iniziativa di privatizzazione colpisce bene anche Genova, dove è previsto un nuovo ospedale agli Arzelli, si parla gestito, fatto e poi gestito dall'Humanitas, o chi per essa. E qui io vorrei essere molto chiaro, io dico che Genova ha bisogno di un ospedale del Ponente, quindi basta che poi le prestazioni siano accreditate, che i pazienti possano andare in quell'ospedale, come dire, gratuitamente, come gli ospedali pubblici. Io non lo demonizzo e non mi sembra una cosa, come dire, che porti in documento, ancorché si dicono chiare le cose. E le cose chiare sono che quando sarà finito, aprirà la porta con l'ospedale, cesserà l'attività per acuti per tutti gli ospedali del Ponente genovese, a cominciare dal Villa Scassi, dove peraltro, se voi leggete il documento, si legge chiarissimamente che sarà una sede di primo intervento, il tutto legato a attività riabilitative legate al territorio. Stessa sorte toccherà all'ospedale Padre Micone di Sestri e stessa sorte all'ospedale di Ponte Decimo. Ecco, la prima preoccupazione che mi viene è quella del personale che lavora in questi tre ospedali nell'attività per acuti, perché probabilmente, sicuramente una parte di questo personale potrà essere riciclato dall'ASL in strutture ambulatoriali, strutture territoriali, ma uno strumentista in sala operatoria, un radiologo, un'ostetrica e via dicendo, che più ne ha più ne metta, non è che potranno essere ricollocati negli ambulatori. Quindi penso e dico che sarei contento se questo piano prevedesse una clausola cosiddetta sociale di salvaguardia per questo personale che lì andrà. Resta il fatto anche qui del peso economico dell'operazione, perché quando noi la pensiamo e purtroppo non siamo riusciti a metterla in opera, quella dell'ospedale pubblico del Ponente, noi avevamo addirittura previsto la dismissione dei tre ospedali per fare i soldi che garantissero, o perlomeno
compartecipassero le spese di costruzione e realizzazione del nuovo ospedale. Ora che la Regione Liguria ha finito l'ospedale degli Arzalli privato, accreditato, possa mantenersi di mantenere lo stesso in piedi con le tre strutture, pur le private dei dipendenti paracuti che il nuovo ospedale avesse assorbito, io ritengo una cosa, come dire, molto, molto difficile da potersi realizzare. Secondo me stiamo vedendo un film che non sarà poi quello che in realtà sarà. E ancora, io penso che quando grandi società come queste milanesi, come potrebbe essere l'Humanitas, se lo sarà, scendono su un mercato vergine come quello della Liguria, dove praticamente c'è pochissimo privato accreditato, ovviamente vengono con un dispiegamento di mezzi, sia umani che tecnologici, sicuramente quasi sempre più forti di quanto può avere il pubblico, garantire il pubblico. E quindi questo mi crea forti preoccupazioni, anche perché la definizione che in questo piano viene data a questo ospedale, oltre ad essere la riassunzione di tutte le funzioni che ha il Villa Scassa e gli altri ospedali, quello che mi preoccupa è che lì c'è una definizione chiara: ospedale con specifica funzioni di oncologia complessa, cioè questi dovranno più occuparsi di oncologia complessa con tutto quello che lo comporta. Ora, anche lì non ci sarebbe nulla da, come dire, da obiettare, però obiettiamo perché c'è un problema, perché noi abbiamo fatto un'operazione terribile, lunghissima, che io ho vissuto in maniera particolare per farne parte da tanti anni, che è stata la creazione dell'IRCS Oncologico San Martino, con la fusione con le tre grandi realtà storiche che là c'erano, che erano l'Università di Genova, con la facoltà di medicina, erano l'ospedale San Martino, dotato di tantissimi e potentissimi reparti, e in ultimo l'istituto LIST del San Martino, l'istituto Tumori, che erano tre realtà che vivevano ormai da tanti tanti anni nello stesso recinto, nella stessa casa. Però poteva capitare, per esempio, che se uno poteva fare l'ospedale San Martino, fare un attacco in 3 giorni, l'università in 30 e l'IST in 40, oppure fare un'altra prestazione con tempi invertiti. Cioè non c'era una regia globale che governasse queste tre entità, che vivevano come dire, ognuno nella loro autonomia, creando tutta una serie di dispersioni, di sprechi, di scarsità degli esiti delle prestazioni, che era ormai una cosa intollerabile sia dal punto di vista economico, ma soprattutto funzionale e qualitativo. E noi ci mettiamo per strada con tanto coraggio, perché ovviamente queste tre strutture che ho testé definito, che erano l'università, l'ospedale e l'IST, erano tre realtà ricche di grandissimi professionisti, di grandissimi operatori, che insomma, rimettere tutto in discussione quell'equilibrio consolidato ormai da tanti anni, e diciamolo pure, anche per problemi di rapporti di potere, anche di qualche aspetto di tipo economico, professionale, insomma, è stata veramente una gara difficile, lunga, faticosa, che però alla fine è stata portata a termine. Adesso la Regione Liguria può dire di avere uno dei più grandi, mi pare il terzo, sono il quarto istituto di ricerca e cura per i tumori d'Italia, dove esistono fior di professionisti di tutte le discipline connesse all'oncologia, e che finalmente sta via via superando anche un po' di problemi strutturali, perché sicuramente questa operazione è stata fatta con la struttura dei padiglioni, delle allocazioni di queste unità operative, di questa attività è rimasta la stessa, non sia che si sia fatto l'ospedale nuovo, ma che comunque faticosamente si sta riconvertendo.
E io penso che la strada intrapresa sia quella giusta, ormai la fusione è stata digerita, e i vari professionisti hanno ripreso un dialogo collaborativo, fattivo, quindi diciamo che a questo punto per Regione Liguria l'offerta in oncologia è più che soddisfacente. Ecco, che adesso arriva in ospedale da 400-500 posti letto dell'Humanitas, guidato dall'Humanitas, ripeto, da chi per essa, che venga giù con tecnologie, mezzi, soldi, voglia di concorrenza, voglia di attrazione, secondo me rappresenta Martino. Quindi questa è una cosa che a me preoccupa, dispiace perché lì c'è la storia di tante persone, la fatica di tante persone, il coraggio di amministratori, di politici, che questa battaglia e questa operazione ha portato avanti. Fra l'altro adesso sta anche assumendo la seconda denominazione in scienze neurologiche, in neuroscienze, e quindi credo che questo ospedale, questo IRCCS, non è un ospedale, un IRCCS, non meriterebbe di farsi arrivare a 5-6 km di distanza un altro centro che fa oncologia ad alto livello, che poi non si capisce con che connessione con l'Istituto di Ricerca e Cura Scientifico, con quale tipo di connessione potrebbe avere, e quindi una cosa che non mi pare gioverà al buon funzionamento complessivo dell'attività. Dopodiché io proporrò un emendamento dove chiederò che venga chiesta questa definizione, questa mission a quell'ospedale. Poi vorrà dire che se nel futuro, quando ci sarà, funzionerà, si renderà necessario riaprire questo discorso, si riaprirà. Ma adesso credo che sia prematuro, è un po' tra l'offensivo e la poca considerazione per questo grande IRCCS che c'è, che abbiamo. Io capisco che poi la competition is competition, che la competizione fa bene a tutti, però la competizione, quando il mercato è quello che è di un determinato prodotto, non è che se ne possono vendere più di tanti pezzi, quindi io penso che sarebbe bene su questa, lo dico proprio col cuore accuratamente, su questa questione riflettere, perché poi a noi magari in Liguria potrebbero mancare altre funzioni e magari vedere di trovare un'altra mission, se oltre al dia di primo livello, che potrebbe anche bastare di trovarla. E questo lo dico perché su tutta la questione dei discorsi ci saranno tanti emendamenti, anche riguardanti per esempio la cardiochirurgia, che è un altro dei nodi, delle note dolenti della nostra politica sanitaria regionale, perché da tempo, da sempre si tribola per le prestazioni di cardiochirurgia, ma secondo me per un fatto molto semplice, perché se il fabbisogno di interventi cardiochirurgici in questa regione di circa 1.200-1.300 interventi all'anno, e tu hai una struttura di un DEA di secondo livello che è la cardiochirurgia del San Martino, che da sempre si sa non possa sopportare più di 500 interventi all'anno, si capisce che qualcosa bisogna fare. Io per decenni, ho sempre detto che bisognava fare un intervento efficace sulla struttura pubblica del San Martino, che venisse dotata di posti letto, di rianimazione e di posti intensiva adeguati, e che fosse messo in grado perlomeno di raddoppiare le sue capacità, perché in quel reparto venisse anche il più forte cardiochirurgo del mondo, intanto più di 500 interventi all'anno in sicurezza non si riescono a fare. E da lì poi è nato tutta questa questione, il fatto che sia arrivata all'ICLAS, il fatto che da altri territori abbiano chiesto l'apertura di centri di cardiochirurgia, il fatto che poi alla fine ci siano state su una delle discipline dove le fughe fuori regione sono state più significative. Ecco, io continuo a pensare che se un intervento andasse fatto con coraggio sarebbe quello
finalmente di quello che rimane, per quello che rimane, eventualmente non fosse soddisfatto da questo, si poteva pensare di vedere come sopperire il resto. Comunque, adesso le proposte ci sono e vedremo come si vorranno, vedremo il nuovo filettino, ma io il placcato chirurgia a Sarzano non la vedo volentieri, no. ma nemmeno. Detto ciò, insomma, queste sono un po' le riflessioni più importanti, le cose, ce ne sarebbero tante cose da dire, ma io non voglio farla più di tanto lunga, perché tanto la discussione l'abbiamo fatta in commissione, io come la penso lo sapete tutti. Io per esempio penso che un grave errore che abbiamo fatto noi nella scorsa legislatura, e chiederò che questo venga recuperato, perché noi facciamo un'operazione importante, che fu quella dell'unificazione dell'ospedale evangelico di Genova con l'ospedale di Voltri, che fu un'operazione intelligente e coraggiosa, perché andremo a, come dire, urtare la sensibilità di una parte di città che si serviva di quell'ospedale. Però la situazione allora era questa: l'Evangelico di Castelletto, di Salita San Rocchino, era un ospedale che non poteva più stare in piedi per motivi architettonici e strutturali, quindi sarebbe finito chiuso. L'ospedale di Voltri, che è un punto nascita che andava decadendo di numeri in maniera significativa, sarebbe stato chiuso, e insieme a questo centro nascite sarebbe stato chiuso, ma di lì a breve anche l'ospedale. Facciamo questa operazione, il centro nascite dell'ospedale di Voltri è l'unico centro nascite in Liguria che continua a aumentare nei numeri, l'ospedale intorno a questo si è rifatto una credibilità e lavora, però, c'è sempre però, perché forse magari qualcuno lo ha anche fatto, cioè, però i te sono diversi dai miei però. Però visto che questa operazione era stata fatta, cioè, si è portato poi in fondo a un ospedale che funziona, in una parte della città che è una delle più sensibili. Noi lì attorno a quell'ospedale ci sono almeno tre comuni da 10-12.000 persone, perché a Renzano, a Cogoleto c'è la Valestura, c'è Voltri con 12.000, c'è Pra con le alture, che sapete tutti cosa c'è. Ecco, però quell'ospedale era anche pensato per arrestare, per far rimanere lì un po' di tutta quella patologia che finisce al Villa Scassi e lo intasa. Perché se noi fossimo riusciti a fermare molto di più di quel tipo di prestazioni che sono necessarie in questo, ripeto, parte di città, che fra l'altro è anche la parte di città socialmente più debole, con le servitù più pesanti da un punto di vista industriale, ambientale, eccetera, eccetera, gli incidenti sul lavoro e quant'altro, col porto e via dicendo, ecco, sicuramente sarebbe stata una cosa molto di aiuto anche per il funzionamento della rete totale dell'emergenza, in particolare per l'ospedale Villa Scassi. Però cosa è successo? Successe che, pensiamo che quell'ospedale allora c'era, perché il punto nascita lì era logico che ci andasse, perché lì non c'era soltanto dei punto nascita, ma lì c'era una rianimazione, c'era un centro trasfusionale, c'erano tutte quelle cose, si pensa sempre ai bambini, al bambino che nasce, ma spesso le criticità sono per le madri, sono per le donne, quindi noi dobbiamo avere in quell'ospedale tutto per le madri e tutto per i bambini. Per esempio, adesso non mi estendo oltre perché non voglio fare pubblicità a nessuno o danni a nessuno, però io per esempio penso che ci sono dei centri di nascita ancora adesso che non garantiscono per le donne una sicurezza come dovrebbe essere. E detto ciò, però ci fu la testardaggine di non voler definire, pur essendoci tutto, sede di DEA di primo livello anziché di DEA sede di pronto soccorso. Perché per il primo livello bastava soltanto estendere 24 ore la guardia neurologica, che era H12, e la guardia cardiologica, che era H12. Quindi con quella definizione di sede di pronto soccorso, purtroppo per legge molte urgenze in codici elevati lì non possono essere portate e quindi finisce tutto a San Pier d'Arena. Oppure uno viene portato lì
viene fatto l'attacco, viene fatto quello che c'è da fare, poi non c'è il neurologo di notte e quindi si prende, si trasporta a fare la visita neurologica a San Pier d'Arena. Ecco, io credo che questa possa essere una correzione, ripeto, io non faccio accusa a nessuno, perché su questa roba sono 5 anni che battaglio, quindi non è che, però che si potrebbe, nel momento in cui viene riconvertita tutta la rete con l'apertura del nuovo ospedale degli Arzelli, di vedere, di potenziare, prendendo anche dalle maestranze che da quegli ospedali che verranno assorbiti potrebbero eccedere, di poter concludere questa operazione creando lì anche lì un DEA di primo livello, sicuramente utile per la definizione delle cose. Finisco ancora con un ragionamento, diciamo così, di carattere regionale, e volevo fare un ragionamento su quello che è l'applicazione in Liguria del decreto Balduzzi, cioè la legge Balduzzi ormai, che è una legge che tenta di armonizzare le prestazioni sanitarie sul territorio, come dire, proporzionalmente al numero di abitanti e al numero di patologie che questi abitanti dimostrano e quindi di prestazioni che hanno bisogno. Ed è un decreto che ha anche l'obiettivo, da una parte, di ridurre doppioni, di ridurre sprechi, di ridurre tante cose. È un decreto che va verso gli hub and spoke, quindi che va verso la centralizzazione della patologia complessa, pur mantenendo sul territorio una rete di prestazioni di medio-bassa complessità, ma soprattutto unificando delle strutture, quando queste fossero pletoriche o superiori alla richiesta di prestazioni, con degli organici sufficienti a svolgere un lavoro qualificato, efficiente, nella qualità e nei numeri, perché poi alla fine queste strutture che non vengono accorpate, ma semplicemente cosa si fa? Non si sostituisce il primario di una delle due quando va in pensione, la storia dei famosi primari a scavalco che poi devono correre da una parte e dall'altra della provincia o anche a cavallo tra due province, che non riescono più a gestire né una né l'altra, finiscono per determinare, secondo me, delle congruenze gestionali. Comunque rimangono sempre dei reparti con dotazioni organiche non sufficienti per le attività, e quindi io penso che, ma io ho anche la fiducia, il pensiero, il sospetto che il direttore di Alisa queste cose le conosca bene e che piano piano le metterà in atto, perché non si fa, io l'ho detto anche in commissione col direttore generale di Savona, non è che non sostituendo i primari ma mantenendo le divisioni si applica il decreto Balduzzi, che vorrà una legge che potrebbe farci incorrere nel nuovo temperarla anche a sanzioni riguardanti il trasferimento di risorse dallo Stato a noi, cioè lì bisogna, ma questo non lo dico, ho citato Savona perché è una discussione che ho fatto col dottor Porfido, uomo sicuramente di livello, lo fate ancora più volentieri, perché si capiva che una persona che parla un linguaggio di livello nazionale di politica sanitaria. Però questa è una riflessione che va fatta, perché non applicare il decreto Balduzzi potrà portare, secondo me, alla fine un indebolimento complessivo della rete delle prestazioni sanitarie nella nostra regione, a degli ulteriori rischi oltre a quelli che ho già elencato in premessa e durante la mia intervento, e quindi ritengo che se Alisa non fa queste cose, ripeto l'altro errore che ha fatto quando non ha sciolto tutte le ASL e fatto l'ASL unica, e che quindi alla fine il governo della nostra sanità ligure non potrà più avere una guida certa e dei porti sicuri dove arrivare. Non mi soffermo sugli aspetti, diciamo, sociali di questo piano, perché anche lì di cose da dire ce ne sarebbero. Io voglio solo ricordare che la nostra fragile regione, dove nel 2050 ogni 3 defunti ci sarà una nascita, ci sono tantissimi anziani, ci sono tantissimi, naturalmente dove sono tanti anziani percentualmente rispetto alle altre regioni
ci sono più tante cronicità. Bisogna tenere presente che la popolazione ligure è una delle più longeve, ma è quella che dai 60 anni in su la popolazione è colpita dalle maggiori morbilità e cronicità, quindi arriviamo anche fino a 100, ma dai 60 in su siamo i più malpresi d'Italia. E abbiamo delle forti problematiche in settori quali la psichiatria, quali l'handicap, e insomma abbiamo problemi anche di prevenzione su determinate malattie croniche che poi ci distruggono i bilanci, quali il diabete e altre cose, cioè voglio dire, e che anche queste hanno un risvolto nel sociale, perché l'educazione, l'alimentazione, la scuola, tante cose. Ecco, io non giudico ancora bene, però secondo me ci sono ancora dei capitoli di questo piano sociosanitario che nel sociale devono essere rivisti, devono essere più incisivi, soprattutto per determinare risultati futuri pari, adeguati alle esigenze. Siamo sempre alle